Masiello, Fila del Baratto, un altro evento napoletano, un altro evento molto importante, molti giovani, molte persone, un modo di combattere la crisi. Un modo intelligente di combattere la crisi diventa perché le nostre case comunque sono piene anche di tante cose che poi all'improvviso diventano inutili, perché ovviamente abbiamo vissuto un'epoca di consumismo sfrenato, oggi c'è una battuta d'arresto e questo diventa un modo per scambiarsi delle cose e anche per creare un momento di socializzazione, perché chi dà, chi riceve, il baratto comunque rappresenta una formula antichissima di contatto tra gli esseri umani, e quindi anche questa ha il suo valore e la sua modalità come momento di aggregazione sociale. Perfetto, salutiamo l'assessore Tommasillo. Ancora con Augusto Lacala, abbiamo lasciato da poco l'assessore Pina Tommasillo alle politiche giovanili, il quale ha lasciato un messaggio chiaro, l'importanza di questa fiera. Sicuramente questo è fuori da ogni dubbio. Come vedi questo passaggio istituzionale dopo aver visto naturalmente la presenza di Raffaele Del Giudice e di altre autorità? Non può farsi che piacere, evidentemente, che le istituzioni siano attente a questa tipologia di fenomeni, assolutamente sì, anzi direi che la loro collaborazione è fondamentale per creare quelle premesse dal punto di vista cittadino, con quello che sono i servizi cittadini a supporto, anche se l'aiuto è formale ma non sostanziale, ma come è giusto che sia, aggiungo io. Anzi, se mi permetti, a questo proposito voglio dare un consiglio, cosa che è successa diversi anni fa durante un'intervista, che mi domandarono proprio qual è il consiglio che tu daresti a giovani imprenditori che avessero intenzione di lanciarsi in queste o altre imprese. Ebbene, io mi ricordo che dissi soltanto una cosa, dissi quello che è fondamentale è avere l'idea buona, fondamentalmente, ovviamente, la testa dura e non fare affidamento sulle istituzioni, perché l'idea deve marciare da sola, deve camminare con le sue gambe, perché se l'idea è buona e chi ci sta dietro ha una testa tanto dura da portarla avanti costantemente, prima o poi esploderà, prima o poi tornerà. Mentre invece a volte quando uno si basa sull'aiuto sia economico che aiuti delle istituzioni, questo non va bene. Poi se poi vengano, ci mancherebbe, non ne ha mai usufruito, questo ad essere sinceri, ma ciò nonostante però quello che bisogna affermare è che l'idea, ecco, per un giovane imprenditore che volesse cominciare una qualsiasi sua idea, qualsiasi attività imprenditoriale, non deve fare affidamento, non deve pensare ah sì, lo possiamo fare con i contributi di Bruxelles, la Comunità Europea, la Regione, il Ministero o il Comune, no. Deve essere convinto di farcela con le proprie forze, cominciando dal basso, cominciando con poco, ma cominciando da solo, poi se possibile insieme ad amici, insieme in compagnia, tanto di guadagnato perché l'unione fa la forza, ma lasciando le istituzioni nel loro compito, che è quello di governare comune, provincia o Stato a secondo, senza sopperire e senza essere, come dire, la cassa comune di quello che possono essere attività che sono invece imprenditoriali. E questo possiamo dirlo, dice chi come te insomma ha fatto di questo credo un motivo di vita, perché comunque Bidonville nasce in questo modo, nasce con le proprie forze, nasce sulle proprie gambe e si sviluppa e diventa quello che è oggi. A questo punto io mi attaccherei a quello che dici tu e direi attività da creare insieme, quale migliore attività, io quasi lo accennerei, la sinergia che continua tra Rud, Federico e Bidonville, di lanciare un appuntamento, visto che si parla di settimana per quanto riguarda la settimana sul baratto, la settimana per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, i rifiuti eccetera eccetera, nasce una rubrica, c'è un'idea da parte nostra, quella di dedicare appunto uno spazio, vedremo un attimo, settimanale, quindicinale, in cui la web TV, le web TV incontreranno Augusto e parleranno appunto di realtà e di situazioni relative a questo mondo. Sono onorato di questa opportunità che mi date, mi fa molto piacere per due motivi, prima di tutto perché è Rob TV,
Seconda cosa, perché credo nel web, evidentemente, e credo in quello che è il messaggio diretto. Anzi, sollecito sia su Facebook che sul nostro sito a pormi dei quesiti, delle domande. Io, come tu ben sai, cerco di creare delle premesse, perché le iniziative positive, e sono anche pronto a dare una mano. Non a caso l'esperienza che andremo a fare a Palermo è per i nostri confratelli siciliani, è sicuramente uno sforzo di Bidonville anche da questo punto. Sappiamo che è un'edizione zero, sappiamo che è un tentativo, ma questo non ha nessuna importanza. La funzione di chi ha avuto la fortuna come noi di creare un evento consolidato è giusto che a questo punto dia una mano agli altri. Ecco, ma che siamo però confratelli, ma lasciamo fuori quelle che sono le istituzioni, devono creare le premesse perché questo avvenga, e cioè ci devono dare il servizio, ci devono dare la pulizia per le strade, ci devono dare i mezzi pubblici, ci devono dare una polizia municipale che sia all'altezza del compito. Poi dopo sta la forza di ognuno di noi andare avanti con le proprie gambe. Ringraziamo Augusto Lagala e ringraziamo tutta l'organizzazione, naturalmente, di Bidonville.